Dammelo. Forse tu non mi dai un amore. Forse tu stai con me per non stare solo. Ma con te io so che non mi dai un amore. Mai, 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 mai. E darò con te finché non vorrai. Anche se non mi do niente di speciale. Assunta, Concetta, che guardate? La fontana, che dobbiamo guardare? Che giornata, chiappa! Sandina, dove andate? A pigliare la stirina! E chi ci sta là dentro? È Clamina! Ma chi sta, chi è? Ma tu chi sei? Assunta sono! Ma non signore, io la chiatta volevo! Ah, e io te lo dicevo che non era chi! Errore, pigliasti! Non fu io a sbagliare! Fu Idda che mi fece confondere. Si buttò dentro la vettura. Ma io credevo che a me mi voleva rapire. E che ti fece l'illusione che io proprio a tia, fra tante avrei prescelto, eh? Ma come? Ma se sono grandissimi mesi che ci guardiamo fissamente dalla finestra. Ah, se tu guardavi a mia, affare tuoi sono. Io a tua cugina Concetta guardavo.
Ida non ti vuole. Eh? Tanto è vero, è dimostrato che si appiccicò al palo telefonico nella colluttazione. Che fece mia cugina? Ah? Sì, è vero. Si appiccicò al palo telefonico che quasi lo faceva cascare. E diceva piuttosto morta, piuttosto morta. Quello che diceva non ha importanza. Tanto è l'uomo che decide. Ma poi che stiamo andando a parlare qua? Che stiamo a perdere tempo? Appunto. Che stiamo a perdere tempo? Oramai disonorata sono. Ia mia, mi devi sposare. Chiaro? Io? Sì, tu. Se vuoi campare. Come? Beh, Vicenzino, togliamo il distorto. Momento, che buono notte. Buonanotte, che fate? Venite qua, aspettate. Momento, ma dove andate? Ci dispiace assai, ma oramai non c'è che fare. E ma come? Ma lasciate solo cocchista. Un fatto è fatto, eh? Felice notte, Vicenzino. Buonanotte, buonanotte. Bevete un bicchiere d'acqua fresca, che terra in franca. La disgrazia, ma poteva capitare anche peggio. Vista così in vicinanza non fai una mala veduta. Meglio di mia cugina Concetta. Insomma. Che fai? E che vuoi significare con questo gesto, eh? Che prima mi sposi e poi gli avviene il fatto. È inutile che mi guardi con gli occhi da pesce morto. Io donna onesta sono. No. Inutile che fai. Io come un pezzo di mammo sono. Una motta stai baciando. Che fu? Mi casco il coltello. Che te senti? Una cosa. Quale? Non so. Abbraccimi. No, e dove mi porti? Dove vai? No, no, signorino, no. Non sento niente. Un pezzo di ghiaccio sono. E allora sì, a rovina. Vincenzo mio, io tutte le notti ti sognai, tutte le notti. E quando ti guardavo da dietro le persiane, pensavo, ma chi sarà? Chi sarà quella donna fortunata che diventerà sua tutta la vita? Assunta! Che ti insegnò a baciare? Non saprei. Come non saprei? Non saprei. Io nessuno bacia prima di ora. Non nessuno. Non è nemmeno vero. Nemmeno il mio fidanzato. Non è possibile. Mai. Ma ora. Poggiate. Tua sono. Tua. E con me ti porterò fino alla tomba. Oddio. Non respiro. Vincenzo. Avete visto un giovane alto, coi baffi, che si chiama Vincenzo? Sì, Vincenzo, sì, partì stamattina a valigia.
Figlio mio! Figlio mio! Sdesonorata sei! Io nessuno ti vorrà sposare! Meglio che ti fai monaca, cugina mia! Vatti a buttare a mare con le pietre al collo! È l'unica cosa per salvare l'onore della famiglia! Le sorelle tue, se no, rimarranno zitelle per tutta la vita! Caffo! Con la forza mi rapivo. Ma quando mi ebbe, io fredda come mamma fui. Non ci fu un pateggio pazzolo. Freddo o calda che foste, io come mi debbo comportare? Tu che sei mio fidanzato, perché un coltello ci dà una coltellata. Si capisce. I maschi della tua famiglia debbono lavare l'offesa. Poi forse io ti posso anche sposare. Vedremo. Salvatore, noi i maschi non ne teniamo. Tutte femmine siamo in famiglia. Ci potevate pensare prima di andare a comprare l'aspirina. Io sempre contrario fui a queste uscite. Questa è la pistola. Passaporto per l'Inghilterra. Indirizzo del ceditore. La fotografia del ceditore. San Giovanni, che ti tenga una mano sulla testa. 11.000 lire. No, mettele nel petto. E questo è il biglietto di andata? Solo andata. E quello di ritorno? Non serve. Fatta la commissione, tutti presenti in questura. E loro ti rimanderanno a casa gratis con le guardie. Quanti anni? Su, fa freddo. Mettete la maglia di lana. Trovalo, mi raccomando. Va ora. Andiamo in agenzia o la macchina. Manco male. Giulietta Marangon? Sì, la signora McIntosh? Oh, sì. E la Giulietta la che manda a dire che non la può venire perché la si sposa la settimana prossima. Oddio. E siete venuta al suo posto? No, signora, mi sono già impegnata. Pago 8 sterline la settimana. Ormai mi sono pensionata i miei paroni, mi dispiace tanto. Scusa, mister. Ah, sì, Capri Restaurant. Vicino a Castle Hill. Yes. Oh, please, listen. Siamo soli, mio marito ed io. Niente bambini, televisione, salario 8 sterline, tempo libero per lezioni d'inglese e domenica per danzare. Io a ballare non ci vado e non sono cameriera. Perdon. Ma scusa, quale lavoro fai qui in Scozia? Io hai a fare una commissione e ripartire subito. Senti, se tu forse cambi idea, questo è il mio indirizzo. Ce lo dissi, io la commissione hai a fare, ripartire. Anyway, prendilo. Non si può mai sapere. Thank you. Thank you.
Chiuso. Straight on, then left, then cross right. Right? You understand? Thank you. Stasera, pallone chiare marigliare, che vasa da ma vita, tutta vita mia fa. Amore, amore, portami stasera, con pallone chiare marigliare, dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. La 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 la. È tanto triste dirsi addio. Stasera piange forte il cuore mio. Sorelle? I give up. Don't shoot. How much do you want? 2 or 3 pounds? Nice gun. I'll buy it. Night, good hunting. Nice, sir. Nice to see you again. Arrivederci. Bye. Oh, dear. What does the matter be? 7 old ladies locked in the lavatory. They were there. Ma Caluso Vincenzo. Qua lavora. Ah. No. Ma a me questo indirizzo mi dettero. Ma tu chi sei? Una parente. Aspetta un momento. Vincenzo. Che poi? Forse è uno che ti vuole. Ah, ho capito, l'irlandese. No, è una siciliana con una treccia nera. Ho già capito, dove sta? Dove sta? Arrivederci. Ci vediamo. Vincenzo. Ci vediamo un'altra volta. Arrivederci a tutti. Ma chi è? Una gran bottana. È andato. In ferie. Allora qua lavora. Sì, ma se ti ho detto che è andato in ferie. Quando donna? 2 o 3 settimane. Voi non sapete dove abita? Ma io lo devo trovare. Assolutissimamente. Perché devo ripartire subito. Ma dove lo trovi? Se non sai dove sta, è meglio che prendi il treno e te ne torni a casa. Io a casa non ci torno. Non ci posso tornare. Dovessi restare qui pure 10 anni, io lo devo trovare, capito? Ma a me lo dici. E a chi lo devo dire? Io nessuno conosco qua. Ah. Senti, stanotte, se vuoi, puoi dormire da me. Eh? Oggi è sabato, domani è chiuso. Io adesso ti do la chiave, eh? Più tardi, quando smonto... Come non detto? Questa signora che è distante? La signora McIntosh, cae. I beg your pardon? Io sono una camerera.
sono una camarera. Camarera, servizio, service. Oh, hi, the maid. Come in. My wife and I, io e la mia moglie, sempre ho avuto Italian maid. Italian camerera. Do you understand? Huh? Please sit down. Ma la sua signora? Ah, dov'è? What? I don't understand. Wife. Dove? Oh, cinema. Cinema. She'll be back very soon. Torna presto. Allora? Io e lei in casa? Soli siamo. You and me in house? Soli. I'm not with you. Un momento. Oh yes, soli. Voi e me in casa. In casa? Soli. Soli. What's the matter? Io qua aspetto. What? Qua aspetto. Aspetto? Aspetto, aspettare. Wait. Io in casa solo con un uomo, non ci sto più. Non sogno scema. All right. Non è ancora tornato. Che ti disse? Niente, sa. Niente, sì, non fanno niente. Ma tanto, prima o poi. Qua deve capitare. Dimmelo un poco, con la padrona tua, come va? Non mi posso lamentare. Però, non ci piace la treccia. They're very delicate people. Well, I've tried that, but no success. Yes, did you protect me from the frost with a plastic cover? No, yes, but the seed is underground after all. The earth is not afforded protection enough. The door. The door. Good evening. Signore. Un uomo vestito da donna c'è. Sarà un kiltsugi, è il nostro costume. Let him in. Thanks for the welcome. Ah, hello, Reginald. Hello, hello. Nice to see you. Who is she? Come and meet Deborah. She'll tell you everything. We haven't seen you for ages. She's laughing at him. Well, what's wrong? She arrived from Italy only a few weeks ago. Ah, that's why. She's never seen a kilt. Yes? Wait a moment, please. Do we accept a reverse charge call from Sheffield for Susie? Susie? Yes. Tell them yes. Susie? Susie! The telephone. From Sheffield for you. For Mia. Seguro. For you, from Sheffield. Pronto. Vicenza sono.
Perché mi perseguiti? Anche il lavoro mi facesti rendere. E tu perché mi abbandonasti? Ah! Perché te ne scappasti? She wants to know why he abandoned her. Una tristissima scopetta fece quella notte. Te che di meglio? Il tuo comportamento non fu di donna onesta. Chi ti imparò a baciare? Te lo dissi, nessuno mi baciò prima! He wants to know who taught her how to kiss. Fu il grandissimo amore per Tia che mi imparò it subito. Was love that taught her. Troppo presto imparasti. Se eri donna onesta mi dovevi resistere. È il grandissimo amore disonesta mi fece. It was love that made me... E chi me l'assicura che se io ero un altro tu non ti comportavi alla stessa maniera? Lo vede che la risposta non ti venne subitanea? Non mi venne subitanea. Per la grande emozione di sentire la tua bellissima voce. Vincenzo. Tu mi facesti donna, Vincenzo. E tu mio sei, per tutta la vita. You're mine till the end of life. Oh. Tu il primo fosti. Hai capito? Il primo. E l'unico rimani. O mio, o di nessun'altra, chiaro? E qualora io non fosse d'accordo? Qualora? Ti metto una pallottola in mezzo agli occhi che ti esce da qua dietro. I'll put a bullet between your eyes. Senti! Tornatene a casa, disgraziata, che tanta mia non mi trova, hai capito? Non mi trovi, non mi trovi, non mi trovi! Amore mio, io tutte le domeniche libere ho. E per te ogni domenica suona la campana a motto. Tu mi puoi magari ammazzare, ma tanto io le bottane come te non me le sposo, hai capito? Non me le sposo! Bottana. Non parla più. Dov'è? Where is? Sheffield, wasn't it? Yes, it was. E che cos'è? Un'altra città? Yes. Lontana? Far? No, it's about 300 miles, I think. It's less than that, surely. No, I think more. Well, it all depends whether you go by car or by train. Lontana 350 miglia. Cosa vuoi fare? Ma è caduto Vincenzo! Italiano. No. Why? Scarpe italiane. Yeah. Wait a minute. Hey, Wayne, come over here a minute, will you? You're italiana? Siciliana. Ah, buongiorno signorina. Bene, grazie, prego. Arrivederci, spaghetti, eh? E allora perché parli italiano? Ah. Ah, io ho fatto corsi in Italia. Girato molto. Ah. My name is John. Tuo nome? Hey. Nome? Here you are, Wayne. Take this stuff away, will you? Patane Assunta, why? What are you doing? Cosa fai in Sheffield, Assunta? Ma che l'uso Vincenzo. Io cerco. I'm looking for. Get in. Yeah, give me a kite. There we are. Don't be afraid. Ma tu allora conosci mio fidanzato? No. Ah! Thank you.
San Giovanni! Don't you like it? No, 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 where are you taking me? Campagna. Aiuto. San Giovanni mio! Hey, Jack, tell Mr. Sinclair's car's ready, will you? Ben, Mr. Sinclair's car's ready, right? Thank you. Hey! Momento! Where are you going? Aspetta! L'alfine! Come on, io conosco tutti i posti dove danzano gli italiani. Attini! Vieni! Lascia la valigia! Ma che diavolo c'è lì dentro? Roba personale. Assunta! Aspetta! Italian fella with moustache, of course, but tall, called Mickey... Come si chiama? Macaluso. Macaluso. Macaluso? Yes, I got it. He comes in here to dance sometimes. How's that red-haired girl outside there? Adesso andiamo da ragazza che conosce lui. Let's dance a little. Come on. Perché tu danzi tanto stiff? Dura, eh? Ma che ti credi? Io non sono abituata a ballare con un uomo. Well, these are kind of cigarettes as well. Oh, yes, they're all right. Thank you. You work tomorrow? Yes. Morning duties? Excuse me. Hello, Bird. This Italian girl wants to ask you something. Good evening. Cosa posso fare per te? Un'informazione. Information, if I can, with pleasure. Lei vuol sapere se tu conosci lui e dove si trova adesso. Qual è il suo nome? I'll see you. Here. Bye. Voi conoscete Macaluso Vincenzo? Ah. Oh, Vincenzo! He's definitely a simpatico ragazzo. It's difficile irresistirgli, non so se mi spiego. Quando non aveva moneta, dormiva in mia camera, sul sofa, si intende. Come? Sicuro solo sul sofa? Non domandare questo. Questi sono affari suoi. You know what I mean? Roba personale. Oh, that Vincenzo. Real Latin lover. Volevo sposare subito, ma io no. Oh. Ma come? Uno ti dorme sul sofa, poi vuole pure riparare e tu rifiuti. Ma insomma, ma che donna è questa? Buttana è. Non si può dire questo. What's the matter? Nothing. What does she mean by puttana? Puttana means excuse me. Pretty bird, yeah, yeah, that's right. Ma ora, Vincenzo, dov'è? I don't know. You know, dove va di solito? Well, he used to go to this coffee bar down in Dorothy Place. Oh, yeah, I know. Dove? Un coffee bar. Oh, no, darling, not now. Now it's tardi, chiuso. Domani mattina. Now I want to dance. Hello, darling.
sorry. About dance. La mia. Oh, excuse me. May I have the pleasure of the next waltz? Aye! Got in there, bloody iron! Guarda, guarda quello là, guarda. Chi, la Vespa? Dacci una lezione. Please, puniscilo. Ma che cosa ha fatto? Mi toccò, ma così, e mi insultò. No, not insult, compliment. No, compliment, sì. Insulto. A mia and a you. Me? Sì, io, se Vincenzo qui, Vincenzo vedevo. Ci dava una coltellata, ci dava. Ma Vincenzo è un uomo, un vero uomo. Hey, you, come here. Hey, what's the matter? Wait a minute. Do you see that bird over there? Right, now you've got to help me. She's Italian and she thinks she's been insulted by you. I know that. But please, let's pretend to have a fight and I'll beat you. I'll give you a quid, okay? Okay. Okay. You go and apologize. You won't? Oh! You lousy little tyke. I'll make more noise then. Take it easy. That's enough for 2 quid, isn't it? That'll teach you. Come on. Come on, darling. Hey. Yeah? Ma where go? Mia casa. Laggiù. Quella nera in terza fila. You see? Tutte nere sono. Of course. Chi ci sta dentro? Nobody. Nessuno. Prima stava mia sorella. Adesso è andata via, maritata. Io sola in casa con un uomo non ci sto. Well, there's... C'è il Little Hotel, poco vicino. Io in the Little Hotel. You in the Little Hotel. E io dentro la casa nera. Listen, darling. I'm tired. Tired. Io stanco, eh? In mia casa there are 2 stanze. Una stanza per te e una per me. Se tu vuoi dormire con me, molto contento. Se tu non vuoi, io non tocco te. Giuri? Eh? Swear. Ok. Giuri? Swear. Revel to Callaghan and he's blocked on the 3-quarter line. No. Callaghan no. Tackles, but misses and Richards is clear. No. To McCullum, who hesitates. Look. Out to Jones, who's making ground down yes, the middle. Yes, he go, fends go. Off Callaghan, who comes again. Down and to the line. Down under a yep. Wrap of players. Excuse me. The ball rolls loose. Get it out, steps, get it out. That's it, now go on, he's go on. He's tackled by the fullback. Oh, he's tackling God. Him. Ah, oh, he's right. Taken him out yeah. Right over the touchline. Madu. Go on. Che only uomo sei? No, comprendo. Come on, come on. What Charlie, man are you? One down the field. What? You look, TV, 2 hours, no, 2 ore. I am watching sport, rugby. I gioco, play rugby. Sabato, io gioco. Saturday, voglio vedere. I'm afraid there's going to be. Go, go on. The ball comes into play. Marco, tu uomo, io donna. Nessuno in casa e tu look TV. But no, the whistle has gone to bring to a close this fine game. Oh, you're a little lunch. No! Non siamo! No! What are you doing? Lasciami! Come ti permetti? Don't shout! Lasciami! Lasciami! Sei davanti! Scendi giù! What's the matter with you? Maria Santissima! La pistola! La pistola! Io t'ammazzo! Ammazzo! T'ammazzo! Guarda che ti dico questo nell'acciocchio, sai! I don't understand. Non capisco. Sei tu che mi hai provocato. Ma che vero uomo. Ci deve provare, ma la vera donna si deve difendere. Allontanati. I got it. Okay. Yes, John, I'm here on this glorious sunny day to talk to what's left of this vast crowd of disappointed fans who streamed away from here on...
Ma come? Tu ti chiudi a chiave. Come on. Hey, do you know a boy called Macaluso? Vincenzo Macaluso? Macaluso? Yeah. I'm afraid not. I know him. Sometimes he comes for a cup of coffee. La ragazza conosce lui? Sì, certo. Anche lei è bottana. Ok, aspetto. I wait. Let's go. No, no. Da qua non vedo la porta. Cato look the door. Adesso vado a lavorare. Spero che trovi tuo fidanzato. Ti faccio tanti auguri. Ok? Sei stato molto bravo. Grazie. Ciao. That'll be a half crown. Please come again, ma'am. The bill doesn't have very long on it, does it? No, he was. One coffee, please. Can I help you, sir? Ancora qui? Non è venuto? Ma perché ti piace tanto questo Vincenzo Macaluso? Ognuno sa i fatti propri. Dove vai stanotte? Io domani gioco rugby in altra città, another town, e parto adesso, perché meglio io dormire là, capito? Ora, come faccio? Potrei venire anch'io. Sure. Dove vai tu? Come on. Okay. Sarà lungo viaggio. Aren't you sleepy? No sonno? Sonno io. 11 caffè bevetti nell'attesa. Thank you.
Che cos'è? È Gezzo Baccaluso. Macca chi? Luso. Questo ospedale non è per le malattie infettive. Aspetti un attimo. Pronto, sì? Che numero è? 275 camera 31. Mr. Christopher Sullivan. Va bene. Resti in linea che le passo la caporeparto. Ehi, dove va? Signorina! Signorina! Ma dove va? Mr. Surbiton is kindly requested to contact the switchboard. Thank you. Mr. Surbiton is kindly requested to contact the switchboard. Thank you. Vada con la seconda dose. Quant'è? 115. Ecco la siringa. Pulsazione? Regolare. Bisturi. Sorella, sorella! Divaricatore. Portatela via. Tamponi. Mia cara, qua ci sono 7 ospedali senza contare le cliniche e chissà quanti italiani ci lavorano. Però se vuoi informazioni su italiani devi domandare alla moglie di Dr. Hopkins. Perché? È una signora che va sempre in cerca di italiani. Ma se cerca una cameriera, io ci sono già stata al servizio. No, la signora che dico io non cerca una cameriera. E questo chi è? Che è successo? Le vene. Frank Hogan, studente gruppo B. Quando si tagliano le vene, il gruppo sanguigno ce l'hanno sempre pronto in tasca. Portatelo di là. Vuoi guadagnare una stellina? Che gruppo sei? Gruppo siciliano. No, no, gruppo sanguigno, dicevo. Boh. Speriamo che sia B. Speriamo. A me mi pare molto. Si è tagliate le vene con la lametta. Non muoiono mai in questi casi. Io dico che è morto. Casomai mi pagano lo stesso. C'è il professor Osborne, il chirurgo. È arrabbiato con te perché sei entrata in sala operatoria. È stata una fortuna, professore. È dello stesso gruppo. Va bene, basta così. Hai avuto malattie? Eh? I genitori sono vivi? Mio padre è morto. Di che cosa è morto? L'ubara. Cosa? L'ubara. Ah, sì, credo di aver capito, grazie. Senti un po', perché porti questa roba? Per il mio fidanzato. Non capisco. Capisco io. Bene. Ma per ora la tengo io, la riavrai quando esci. Dottore, mi pagheranno? Naturalmente.
Per il malato dobbiamo fare niente, professore. No, mi pare che stia meglio di me. È lei piuttosto che ha bisogno di aiuto. E così ti tradiva con un altro? No, no. Magari con un altro. Con tanti altri. Con tanti? Sovente? Anche col macellaio. Sempre, con tutti. Ma tu perché non hai preso il coltello? Ho preso la lametta. Ma tu era a lei che dovevi uccidere, non a te. Certo, tu sei una donna molto forte. Ma purtroppo non siamo tutti uguali. Ma tu sei un uomo. Te lo vuoi mettere in testa? Ma io, quando trovo il mio Vincenzo, allora ti farò vedere qual è la fine di un traditore. Maria Santissima, ma che sta fino a Carvo? Ma questa è la mia disgrazia. È la mia rovina. Ma questa Motto mi vuole vedere, Motto. Ma come devo fare io a liberarmene? Come devo fare io? Chi c'è in bottineria? Reginaldo, è un amico. Reginaldo? Sì, certo che lo conosco. Vincenzo, il siciliano. Sta qua. No. Come no? Prima ha detto che lo conosceva lei. Sì, ma non sta qui. Ma lavora qua. No. E dove allora? Non so. Probabilmente lavora in qualche altro ospedale. Prego. Dica. Ho un appuntamento con il dottor Ford. Qua ci devo ritornare io. Sono due giorni che andiamo in giro per ospedali. Non è mica divertente, sai. Ma io ti ho dato mezzo litro di sangue. E tu mi devi accompagnare. Off course, di corsa. Salute. Salutiamo. Siete voi, Padane Assunta? E voi chi siete? Corregionali. Salutiamo. Abbiate la compiacenza di scusarci se siamo venuti a imbottonarvi, ma purtroppo trattasi di una disgrazia. Disgrazia? E per chi? Per una persona che voi ci volevate molto bene. Vincenzo. E sentiamo, che gli capitò? È venuto a mancare. Ma chi sono? Cosa nostra? Voi dite. Ma com'è possibile, che io lo vidi 10 giorni fa? Morte prematura, Si buttò a mare per salvare una signora. Lì per lì stava bene. Poi il giorno appresso, forse un colpo di freddo. Insomma, con questo clima nordico, una polmonite. E dove si trova presentamente? Ambite vedere la salma? Sì, signore, ambisco. Allora è vero. No! Vincenzo! Vincenzo mio! Unica speranza della vita mia! Perché mi lasciasti? Perché mi abbandonasti? Tu morto sei! E io chi mi era? Sono arrata a rimanere! Il suo boyfriend. Io ti dovevo uccidere! Io con le mani mie! Lo ha cercato tanto, lo credo che è disperato. Ora come faccio io? Chi me lo ridà l'onore a me? Per sfogliatota! Per sfogliatota! Voglio morire! Voglio morire! Voglio morire! Voglio gettarmi a mare! A mare!
mare, a mare, a mare. Queste sono il ricordo personale del defunto. Ci disse di consegnarle a voi. Ci sono anche 26 sterline, omaggio dei colleghi italiani, che vi permetteranno di pagarvi il ritorno nella patria nostra bella e distante. E con che faccia ci ritorno io al paese? Ah, se lui è morto di morte naturale, che ci dico io alla gente? Ah! Se permettete vi do un consiglio. Appena arrivate al paese vi presentate al maresciallo dei carabinieri e ci dite: l'ho ammazzato io. Vi fate 2 anni al massimo di prigione onorata, l'offesa è riparata e l'onore è riacquistato. Assunta, ti devo dire una cosa. Non andare via. Ma devo. Sai, da quando ti ho conosciuta sogno sempre cose strane. Sarà perché mi piaci. Assunta, tu sei così forte, così piena di temperamento. Ma che stai dicendo? Io femmina sono, debole, sono una donna. No, non è vero, io credo che saresti la donna che fa per me. Ti prego, resta. Ma che cosa ci resta a fare io qua? Se vuoi, se non hai niente in contrario, sposiamoci, anche subito, perché ho bisogno di una persona come te. Matrimonio regolare? Guarda che disastro che hai combinato. Guarda. Ma questa è casa mia. Casa tua? Pii, ma allora pure ricco sei. Santissima, il letto. Traditore. Traditore, tutti uguali gli uomini. Ma come? Direttamente in camera da letto. Ma una cosa sola tenete nella testa, come il minatore che ci tiene la lampada. Ma che ti succede? Che mi succede? Che mi vuoi consumare? Solo con la forza mi potrai avere. Mamma. Avanti, avvicinati. Avvicinati. Mamma, mamma! Non ti ho sentito arrivare. Spero che ti fermerai per il weekend. Certo. Ma prima voglio presentarti un ospite, una ragazza italiana, Assunta. Assunta? Mia madre. Mamma, vogliamo sposarci. Potrà dormire nella camera gialla stanotte. Il tè sarà pronto fra 5 minuti. Scusi. Professore, come sta? Salve. Già tornata dalla Sicilia? No, non sono mai partita. Parto tra una settimana, ma prima mi sposo. Ma mi avevano detto che il tuo fidanzato era morto. Sì, sì, certo. Ma io ne sposo un altro. Già, è Frank. Frank, vieni qua. Hai visto, c'è il professore. Avanti. Se lo ricorda, professore? Come no? Il nostro suicida per amore. Ecco, il giorno che dovevo partire, ha chiesto di sposarmi. Come, sposarti? Certo, me l'ha chiesto con tanta passione. Mi ha quasi rapita. Per piacere, Assunta. Ma sì, è vero, è un po' timido. Già, capisco. Beh, congratulazioni. Professore? Professore! Scusi, io non conosco nessuno, una persona distinta qui a Bath. Lei potrebbe gentilmente farmi da testimonio? Ma non so se sarò libero. Che giorno sarebbe? Ah, niente paura. Facciamo così. Lei mi dice quando è libero e quello sarà il giorno. Eh?
Sì, ma può succedere che poi io non possa. E come tu sai, il mio è un brutto mestiere. Dica che non vuole. Ma no, perché? Va bene, farò il possibile. E fissa tu il giorno, poi me lo farei sapere all'ospedale. Grazie. Scusi, lunedì questo, ok per lei? Senti, perché sposi quel ragazzo? Gli sono affezionata. E poi me l'ha chiesto in un modo tale. Dimmi una cosa, sei già stata a letto con Frank? No, veramente non ci ho mai provato. E ti sembra una cosa normale questa? Beh, ma non è nemmeno normale sposare una donna che è già stata con un altro uomo. Ma dimmi, hai mai visto la persona per la quale ha tentato il suicidio? Lui non ne vuole parlare. Lei la conosce? Beh, so chi è. E conosco il posto che questa persona frequenta di solito. Due birre scure, per favore. Quella è la persona. Ma... no, no, quella. In velluto, coi pizzi. Finocchio. Non conosco la parola, ma penso proprio che sia quella giusta. Oh, Maria Vergine. San Giovanni mio. Senti, mi dispiace, ma come dottore e come testimonio avevo il dovere di avvertirti. E come no? Va bene, abbiamo scherzato. Si vede che il mio destino è di finire in Sicilia come una criminale. Sepolta viva dentro casa con le mie sorelle, che poveracce non c'entrano per niente. Grazie, grazie. Mi scusi. Un momento, sta a sentire. Io non capisco questa storia della Sicilia, ma se ti è così penoso, perché non resti qua, anche da sola? Puoi trovarti un lavoro, perfezionare il tuo inglese. Così sarai indipendente e non avrai bisogno di tornare a casa, no? E poi io posso aiutarti. Perché non provi? La pianta di Sofiari sono le due. Ci vuoi lasciare dormire, sì o no? Che vuoi, diventare professoressa? Bathroom. Bathroom. All together, please. Bathroom. Good. Open your mouths, please. Potato. 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 Good. Marmalade. 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 Once more. Marmalade.
Sì, possiamo provare ad applicarlo. Il fatto è che qui non dice se il funzionamento dell'apparecchio è anche garantito in tutti i casi in cui la pressione scende sotto un certo limite. Non ti illudere, professoressa, è sposato. È con una donna molto bella e interessante. L'ho vista proprio ieri, elegante, con dei capelli corti rossi. Era veramente in gran forma. Professore, come un padre per me. Mumley. Mumley. Have you a bottle of Mumley? No. I have a barrel of Mumley. Now the breakfast. One cup of tea. Two. Do you want some chalk and some bread? Solo te, Fiona. Tu sei l'unica amore mia. E io ti sposo. Bella sei, bellissima. Voglio tanto bene. Amore. Ma Caluso, Vicenzo! Yes. Dio Maria, che la tua ultima ora è suonata! Professor Osborne, venga, è urgente. Ma questa è la signora Hawkins. Accidenti, e com'è successo? Professore, la moglie del dottor Hawkins. Francis. Le avrà sparato il marito. La smetta, il manometro. Forse voleva suicidarsi. Mai visto un suicida che si spara alle gambe? Non si può. Cos'è questo chiasso? Non si può. È morta. Chi è lei? Fuori. Dov'è mio marito? Quella è pazza. È pazza, dottore! Mi vuole rovinare! Ammazzare mi vuole a me! Chi? Tom, ti prego, diciamo che sono caduta, non so, una frattura... Sì, ma piano, piano, calma! Voglio vederci chiaro, la polizia è informata... Sì, signora, sta... Vuole stare zitto, lei? Chi è stato? Non lo so. Io lo so! Abbiamo a che fare con una pazza! Dall'Italia mi perseguita per uccidermi! E è pazza, dottore, c'ha una pistola, un affarone così! E dov'è ora? In quest'ora è andata a costituirsi, naturalmente! La prego, dottore. Ci pensi lei? Mi liberi dalla pazza, dottore, la prego! Io non c'entro, eh? Questa non la conosco, niente so. Oh, sorry, that's against the law. Su, tienili. Ho ammazzato Macaluso Vincenzo. La commissione è fatta. Shh. Eh sì, ho ammazzato Macaluso Vincenzo, il doppio traditore. Ora io confesso e loro sì, mi rimandano a casa. Ma adesso tieni via con me. Non posso! Prima devo confessare, se no è stato tutto inutile. Devo confessare! Storie.
C'è una coincidenza per Roma? Fra un quarto d'ora c'è un aereo per Londra. Lì ci sarà da aspettare per un'ora. Ok, lo prendo. Per due? No, una sola andata, la mia carta di credito. Che nome? Assunta Patané, P-A-T-A-N-E, con l'accento sulla E finale. Presto, di qua. Io non parto così. E invece ti dico che parti subito, sei indegna di vivere fra gente civile. E ho paura dell'aeroplano. Ah, sì, non hai paura di sparare revolverate, però hai paura dell'aeroplano. Andiamo, muoviti. Io non ci volevo sparare, ma quando ho visto che ci buttava pure il fumo in faccia, io non ci ho visto più. Così un'altra volta impari a dominare meglio i tuoi istinti da selvaggio. Io ho il sangue nelle vene, non come voi, che non ci volete mai bene a nessuno. Ah, perché quando a uno nessuno. Vuole bene a una persona, per prima cosa gli spara, almeno avessi sparato giusto, ma invece no, niente. Invece ci hai fatto andare di mezzo un innocente. Innocente? Quale innocente? Quale traditore? Cretina! Hai preso lei, non lui. Lei. Mancai la mira. Una bottana di meno. Cambrian Airlines announces the departure of flight number 402 to London. Passengers are requested to proceed allora, to number 3. Io non posso tornare. Io voglio restare Cambrian qui. Cambrian Airlines announces con lei. The departure of flight number 402. Ci sto bene qui. Tu stai bene in una caverna. Ma che cosa dirò al paese? Direi che hai avuto una grande e immeritata fortuna, perché hai sparato a quel Vincenzo Macca, o come diavolo si chiama, e l'hai mancato. Che hai trovato uno stupido che invece di denunciarti alla polizia ti ha messo su un aeroplano diretto a Roma. E siccome la fortuna non capita due volte, porta un cero a non so chi e ringrazia me. E adesso puoi anche andartene. È arrabbiato con me? Sì. Molto. Mi sto pentendo di averti aiutata a scappare. Non si è arrabbiato. Le prometto che farò esattamente come mi ha insegnato lei. E se per caso qualcuno troverà da ridire, io ci pianto una coltellata nel cuore che non gliela leva più nessuno. Brava. Andiamo di bene in meglio. Ha ragione. Lo giuro. Col coltello chiuso. Io voglio fare solo quello che piace a lei. Tieni. Ehi! Usa il cervello, ce l'hai apposta. Londra.
Ma che fai qui a Londra? Che cosa c'entri tu con la pace? Basta con la violenza. Me l'ha insegnato lei, no? Fatti un po' vedere. Sei cambiata, i capelli. Anche lei è cambiato. È dimagrito. È all'aria stanca. Ho lavorato molto. Ma non vive più a Bath ora? No. Mia moglie e io abbiamo deciso di dividerci. E così mi sono trasferito qui. Mi dispiace. Mi avevano detto che lei voleva molto bene a sua moglie. E che è molto bella. Sì, è bella. E le ho voluto molto bene. Per questo le faccio un regalo. Il divorzio. Giovedì c'è la sentenza in tribunale. Beh, ma piuttosto, dimmi qualcosa di te. Le faccio vedere. Ecco, laggiù. Guarda. Che cosa devo guardare? Laggiù in fondo. Sono mie! Ma allora non sei tornata in Sicilia? E come te la sei cavata? Beh, nei primi tempi è stata dura, ma adesso va molto meglio. Ora faccio foto pubblicitarie. La sera lavoro in questa specie di ristorante. Loro mi danno da mangiare e ho diritto a due ospiti la settimana. Buonasera. Siamo in due. Ehi, Piro. Sì? C'è un tavolo? Dietro di te. Grazie. Curioso il posto. Ma tu, che lavoro fai qua dentro? Ah, già. Ehi, Peppino, dai. Lo mio giardino è pieno di rosi, nascondo un mondo di belli cosi. Vaccini una che la natura mi regalavo più fresca e pura. Manu Cardillo la cerca ogni sera, picci cantare la canzonetta. Manu Cardillo la cerca ogni sera, picci cantare la canzonetta. Cippi, 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 quando tu canti io sacco picchi. Cippi, 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 si restassi sembra così. Venni un vento, se lo tiravo, lo mio giardino, nudo arrestavo. Povera mia, hai cai affari, manco un uccello, veni a cantare. E Lucardillo non venni stasera, mi la canta la canzonetta. E Lucardillo non venne stasera, non mi la canta la canzonetta. Vostro onore. Miei auguri, signora. Arrivederci. Arrivederci. Qui vostro onore, signora. Arrivederci. Questo è l'atto firmato. Lo tengo io? Sì, se vuoi. Scusate un momento. Assunta! Che cosa fai qui? Niente. Stavo passando per caso e mi è venuto in mente che non avevo mai visto un divorzio. Ah, e allora... Strano caso. Allora ti presento mia moglie. La mia ex moglie, cioè. No, io non voglio conoscere. Perché no? Non ti mangia mica, sai? Perché non voglio, ecco. Tom, scusa. Michael dice se ti va di bere una cosa con noi, sono certa che ti farà piacere. Sai dove avrei tanta voglia di andare? Allo zoo. Cara, posso presentarti Assunta? Fortunata. Tom mi ha parlato tanto di lei. È un po' di tempo che desideravo fare la sua conoscenza. Perché non viene con noi al giardino zoologico? Nei primi tempi Tom ed io ci andavamo spesso. C'è un posto molto carino. A me non mi piace lo zoo. Scusate. Aspetta. Perché non vieni? Guarda che se vengo ci do una coltellata. Ma andiamo, cerca di ragionare. Lei non ti ha fatto niente. Sono io, semmai, che le ho fatto del male. Lo capisci questo? No.
Tu non hai mai capito perché io volevo ammazzare Vincenzo. E io non capirò mai come tu puoi andare allo zoo con tua moglie, il suo fidanzato e me. Ha telefonato qualcuno? Sì, ha chiamato uno poco fa. E che cosa ha detto? Che richiama fra poco. Ma vuoi sta ferma con quella bocca? Se ti muovi è inutile. Pronto? È per me? Uffa con questo telefono, fatemi Assoluta. Chiamare a casa. Vengo. Ecco la birra. Prendi l'altro caricatore intanto. Pronto, sono io. E io sono Vincenzo. Chi? Sono di passaggio a Londra e devo assolutamente vederti sotto. Dai, sbrigati. Desidero parlarti di cose nostre. Assunta, ho messo su un piccolo commercio di scarpe all'italiana. Io me la passo abbastanza bene. E poi, se permetti, vorrei controllare se sei proprio come appare sui manifesti, di cui posseggo una serie completa. Ah, ecco. Pronti, ragazzi? E questo richiama, digli che non ci sono, eh? D'accordo. Forza, Assunta. Pronto. Assunta. Si emozionò. Sono Vincenzo, pronto. No, non è in casa. E dove sarebbe? I don't so. Ma lei chi è? Un'amica. Va bene, ho capito. Prego. Ospedale Vittoria. Sì? No, il professor Osborne è partito ieri mattina per Jersey in ferie. È urgente? Cosa, Jersey? No, non è lontana. Però guardi che bisogna prendere il battello. Non ha visto che mare? Non parte. No. Speriamo domani mattina se tutto va bene. Ma c'è un albergo? Come no? A Brighton ci sono sempre alberghi aperti. Sì? Va bene, grazie. Aggio. Sì. Attenda. Pronto? Sì. Sono io. Assunta? Sì. Speravo che tu mi chiamassi. Perché non vieni qua? Volevo, ma il battello non parte fino a domani mattina. Vorrei essere lì da te. Ti senti sola? Un po'. Ma vado subito a letto. C'è qualcosa che non va? Non lo so. È il tempo, credo. Ho un po' di mal di testa. Allora, senti, vai in farmacia e compra un tubetto di Ospris, prendi due compresse e mettiti subito a letto. Sì, farò così. Vieni presto. Thank you.
Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male. E che fai tu da queste parti? Dovevo pigliare battello. Ma non parte. E tu che fai? Sono di passaggio. Sembrate che coincidenza, no? Già. Ma non mi vuoi più ammazzare? No. E perché? Così. Meglio così. Comunque, sono contenta di averti rivisto. Arrivederci. Se permette, ti accompagno. Tanto non c'ho niente da fare. Ma lo sai che sei diventata proprio elegante? Io quasi quasi non ti riconoscevo. Pure a te ti vedo bene. Non sembri più neanche lo stesso. Sì, non mi posso lamentare, fece una discreta fortuna. Te posso offrire un caffè? No, no, grazie. Il caffè mi mette agitazione. Insomma, adesso mi posso permettere di tornare a paese e aprire un bar tutto mio. Bello, grande, e giusto nella piazza la voglio aprire. Ma tu poi ti sposasti? E che te pare, che sono il tipo che si sposa una ragazza inglese? Pensa che una volta ho vissuto per 2 mesi con una ragazza, come marito e moglie, con convenaggio. Lei mi voleva bene, però ogni tanto mi diceva, stasera esco con gli amici. Io ci dicevo, scusa, ma se mi vuoi bene, perché esce con gli amici? E sai cosa mi rispondeva? L'amicizia è importante come l'amore. Beh, e tu cosa facesti allora? Io ci dissi, tu devi scegliere, o me o gli amici. E lei che fece? Scelse gli amici. Ma tu cosa volevi da lei? Cosa andavi cercando? Assunta, io voglio una donna che sia mia. E pensare che tutto questo è successo per quella stupidaggine che abbiamo passato una notte insieme. Perché la chiami stupidaggine, Assunta? Volevo dire una cosa senza importanza. No, Assunta. Senza importanza fosse per la gente di questo paese, ma non per me. Cosa intendi dire? Voglio significare che secondo i nostri sacrosanti principi io c'ho ancora qualche diritto sopra di te. E è proprio per quella notte. Non capisco quello che vuoi significare. Assunta, tu siciliana sei come me. E capisci benissimo il mio significato. È inutile che mi guardi così. Cambiai molto profondamente. Ballare. Assunta, ti ricordi a paese? Quando ballavamo fra uomini sul terrazzo, io scingevo a cammello e mi immaginavo di scingere a te. E io ballavo con mia cugina e intanto pensavo, Vincenzo, stringimi. E perché ridi, Assunta? L'agitazione.
È la prima volta che balliamo insieme, noi due. La prima. È meglio che ci salutiamo qua. Ciao. No, aspetta. No, attento. Permetti che entro un momento. Ti vorrei parlare. Fermati, Assunta, non sparare! Ti sposo. Scarica, La tengo solo per ricordo. Non hai più bisogno di quella pistola, Assunta. Perché da quando ti ho rivista... Sì. Ho capito che la mia vita senza di te non ha nessuna importanza. Ah. Assunta. Ah, ma tu lo sai. Fredda come mamma sono io. Assunta. E allora perché ti cascò la pistola, eh? No. Assunta. Sì. Io ti sposo. Ma già una volta mi ingannasti. Hai la mia parola, Assunta. E allora... Sì. Sì! Però ritorneremo in Sicilia. Mm? Ma a Catania. Dove vuoi tu? A Catania nessuno conosce la tua vita, le tue colpe. A Catania nessuno le conosce? Questo è un segreto che porteremo con noi fino alla tomba. Alla tomba? Dove vuoi tu? E promettemi una cosa, Assunta. Che dimenticherai tutto il tuo passato. Va bene, non me ne ricordo più io. E un'altra cosa. Che rinuncerai per sempre alla tua libertà. Ma che me ne faccio io della mia libertà? Incatenata a te voglio stare. Così mi piace. Oh. Assunta. Ma dove vai? Disgrazia! To get him, 'cause from her he took his smile.